Davanti al passato siamo degli estranei. Lo siamo tra le braccia di una madre che ci vede nascere. Casa Benvenuto non c'erano figli maschi, quindi è stato il primo maschio della famiglia. È stato bellissimo, insomma. Allora non si sapeva il sesso e quindi col caldo. È il 9 settembre. Lo siamo nel cofanetto dei ricordi di una sorella. Lui mi portava sempre alle feste, a ballare, quindi c'è stato il periodo del capello alla John Travolta, quindi ricordo, non so, forse dovremmo anche cercare quella foto in cui ha una camicia a quadri e la capigliatura molto cotonata, stile anni 70, che andava molto di moda. E quindi quando si andava, insomma, nei pochi locali che c'erano allora, le discoteche, quelle poche discoteche, era sempre, faceva sempre la sua bella figura. Del resto si è mantenuto, anzi forse con gli anni è migliorato, è diventato ancora più bello. E nel cofanetto dei ricordi di un fratello. Una guida per me, perché 8 anni capirei benissimo che quando ce n'hai 14 è, diciamo, un punto di riferimento. Che cosa mi ricordo? A noi ci legava tantissimo il tennis, quindi una partita in particolare, e giusto per ricordare, io sono più forte di te. Senza ombra di dubbio nella scrittura mi supera Nuccia, mi supera Giuseppe, io sono l'unico che non scrive. Abbiamo altre cose che ci accomunano, ma io lascio fare a loro quello che sanno fare sicuramente molto meglio di me. La scrittura è quella passione innata che unisce un fratello a una sorella. Sono felice di condividere con lui questa passione per la scrittura. E quindi ci accomuna ancora di più, perché lui, in effetti, essendo il fratello maggiore, per me è sempre stato il mio accompagnatore quando da adolescenti si usciva, e quindi mi ha sempre protetto, no? E adesso, con gli anni, ognuno di noi si è creato la propria famiglia, quindi ci si allontana per alcuni aspetti, ma per altri, come appunto quello della scrittura, ci si è avvicinati ancora di più, anche se, come sapete, Giuseppe scrive gialli, quindi il suo filone è più noir, thriller, mentre io vado più sul filosofico esistenziale. In effetti lui già da ragazzo aveva questa grande fantasia, perché leggeva molti fumetti, quindi storie avvincenti, e poi me li passava, questi fumetti del tempo, no? Molto avventurosi e coinvolgenti, e quindi forse è stato allora che gli si è sviluppata un po' questa passione per l'intrigo, per la trama, insomma, più complessa, mentre io, come ho detto prima, prediligo invece le storie più d'amore ed esistenziali, ecco. Quindi, però, è una passione bella che ci rende, insomma, una famiglia di scrittori alla fine. Nascere nel centro storico di Corigliano, tra le viuzze di un borgo degli anni 60. L'affetto della famiglia, la scuola, i primi anni giovanili, il fascino autentico della vita a Cozzo Cimino.
stato un ragazzo che ha sempre dimostrato più dell'età che aveva, che avesse, insomma. Paziente con la sorellina, col fratellino, sì, li ha sempre guidati, bravo, educato. A scuola andava bene, era bravo? Sì, insomma, no, normale, diciamo, non eccellente, c'era qualche materia che preferiva di più, qualche altra che preferiva di meno, però non ci ha dato mai fastidio, è sempre stato, ha fatto sempre il suo dovere, diciamo. Poi arrivano i compagni di gioco, quelli che ti scegli e che ti riscegli tra i banchi di scuola. Giuseppe, siamo stati amici di famiglia, quindi i primissimi anni della nostra vita si frequentavano i nostri genitori e gioco forza ci frequentavamo anche noi. Poi io sono stato per un lungo periodo fuori a studiare, per cui ci vedevamo d'estate a Piano di Caruso, quindi i ricordi sono legati alla montagna di Corigliano, a queste lunghissime estati che andavano da giugno ai primi di ottobre, quando ricominciava la scuola, ma eravamo proprio ragazzini. E quando sono rientrato nel 1974 a Corigliano, anche come scuola, Giuseppe è stato veramente affettuosissimo. Io, tutto sommato, lo conoscevo, ma non avevamo mai legato particolarmente. E, ha voluto, siamo finiti nella stessa classe, ha voluto essere il mio compagno di banco, ma praticamente poi fatto conoscere gli altri amici e vivere un po' meglio l'ambiente corigliano che io ho un po' perso di vista. Ed è così, eravamo sedicenni entrambi, e quindi i giri, le amicizie, le serate a giocare magari a carte o a cercare di conquistare ragazze, ma con scarsissimi risultati, almeno da parte mia. Lui era un po' più bravo di me in questo. E a scuola eravamo una classe un po' particolare, effervescente, non eravamo proprio una classe modello, però poi lui ha recuperato, adesso scrive, quindi ha recuperato senza. E ho solo ricordi positivi, nel senso che per quanto mi sia sforzato, perché può sembrare assurdo, no? Dice, allora è finta questa intervista, sta dicendo soltanto cose positive, io non ho mai litigato con Giuseppe. In tanti anni, anche a scuola, anche da ragazzi, perché Giuseppe è così come lo vedi, è molto spontaneo, molto diretto, non ha arzigogoli, se ti deve dire una cosa te la dice, ma è sempre col sorriso sulle labbra, e così lo ricordo e così in fondo è rimasto. Ora ci vediamo molto meno di frequente, però quando ci rincontriamo basta un istante ed è praticamente come se non ci fossimo mai lasciati. Non mi aspettavo innanzitutto un Giuseppe scrittore. Il suo primo romanzo, Il Giallo, in particolare, fa rivivere dei luoghi della nostra fanciullezza, della nostra gioventù, e lui si è riallacciato anche a episodi reali. Il set cinematografico nel Castello di San Mauro, che era per noi bambini un mondo di favola, perché pensare che lì stavano girando un film, che quindi c'erano degli attori, un regista, faceva parte di quello che era un mondo di favola, che però per la prima volta vedevamo o sapevamo che era vicino a Corigliano, quindi mi ha fatto ricordare quelle torri del Castello di San Mauro con i caratteri giapponesi o cinesi che erano stati allestiti per il film. E devo dire, pur essendo un'opera prima, con tutte le ingenuità che possono esserci, è stato comunque una piacevole lettura, è stata una piacevole scoperta, quindi posso dire di avere un compagno di essere stato compagno di banco di uno scrittore, il che già mi fa alzare qualche centimetro da terra. Giuseppe ci ha raccontato di questi anni giovanili in cui c'era una fantomatica moto che ha determinato il vostro successo da ragazzi, è così?
Il nostro successo, non lo so se ha determinato il nostro successo. Di sicuro era il mio compagno di moto, nel senso che io guidavo la moto e lui era il motoradio, cioè nel senso che stonati tutti e due come campane, Giuseppe cantava nelle mie orecchie mentre andavamo da Piano di Caruso a Schiavonea, perché all'epoca noi soggiornavamo a Piano di Caruso, però la vita, insomma, la vita notturna, per quello che poteva essere a quei tempi, si svolgeva a Schiavonea. Quindi noi tutti i giorni con la motocicletta scendevamo al mare, frequentavamo gli altri amici, andavamo in discoteca e poi quando arrivava l'ora X, che non era l'alba come adesso, ma noi al massimo all'11:30, mezzanotte dovevamo ritornare, rientravamo e quindi lui mi faceva da colonna sonora. Ricordo un sereno di drupi ancora nelle orecchie, perché stonato come Giuseppe ce n'è pochi. Non gliene fregava niente, quello la sua faccia tosta riusciva a superare qualsiasi cosa. Già prepari il mio caffè e per finta. Quando passavate con questa moto, insomma, tutti vi guardavano, avevate gli occhi addosso, no? Anche delle ragazze. Sì, ma non ce ne rendevamo conto più di tanto, purtroppo. Questo poi si acquisisce con l'esperienza, quando non serve più. Soli senza compagnia.